Se sogno mia madre. Sì. Perché no? E come la sogni? Come da bambino mentre ti spoglia? O vedi lei spogliata? O vedi un contatto fra di voi? Come sarebbe a dire? Un contatto come se non fosse tua madre, come se ci facesse l'amore, insomma. Con mia madre. Io? Che ce faccio? Ma disgraziato, ma io te sfracello! Portatelo via! Congedo illimitato per insufficienza toracica, no, mentale, insufficienza organica, mentale, come volete voi, ma via! Via! Mi direte che quella è Lidia. Sono Lidia, sì, e beh? È Lidia, sì, perché? È mia figlia, no? Ammazzala, oh! Come te sei, eh? Te sei proprio... Ma quanto tempo è che non si vedemo? Sarà un 5-6 mesi? Sì, 6 mesi. E metti pure 7. Ma che t'hanno fatto ste monache di Sulmona in 7 mesi? T'hanno gonfiato con la pompa? E lasciala perdere, e tu va a fare quello che devi fare, va! Se vuoi in intercessione per fatte passare mal d'ossa, devi da mettere subito sull'istante due caciotte su d'avanzare d'eccesso, eppure un fiasco di vino. Ma tu chi sei? Sono anima del purgatorio, sono anima del pascolone tuo che hai fatto morire d'amore. Essere vivi, figliaccia della baradonna, dove stai? Tu mi vuoi far schiattare e salta fuori che ti posso spezzare la gamba. Sono disertore, zia! Sono tornato per voi! Sono disertore! Ruffianaggio! E bonus da bono! Ai, le mie ossa! Sto figlio del buono donna! E state buono, state! Com'è che stai qua? E sono scappato per la gran voglia che tenevo di rivederve, per voi! Ah, sì, di rivederve! Di rivedere le tue mignotte, vaffanculo! E via, teste cacciotte, però tuttane, levatele torno! Le pio? Le posso piare, tu cacciotte? E pia le nostre, te dico le pianne, te le vatte da torno! Siete una santa donna, zia! Eppure l'uvino, Pepio? Pia, che pure l'uvino, che te possi strafogare, te quella zoccola! Serafì! Amara, come sta? Ti sei ingrassato, stai bene, ammazzalo! È bella Roma! Oh, ma che fai? Ehi, che faccio? Asmara! No, no, sta buono, il prete! No. Ma che non gli risponde? Asmara! Sta buono, mi caccia, tanto non fa un tempo a fare niente. E che ce vuoi, dai, mia qua. Asmara! E rispondi, Evo? Sto qua! Asmara! Mica mi piace così a me, sa? Stasera via a casa mia, eh? Se no, t'ammazzo. Ma Serafì, che stai a fare qua? Licenza premio a... Chi è? Sono io, zia. Volete che vi scaldo un po' i piedi? E là, porco! Puzzi di vino e di femmina! Via! Via! Te vi sentite le orazioni? E che sto facendo? Datemi le lenzuola che ve le lavate. No, 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 non voglio niente, non tengo bisogno di niente. Io sono nata pulita di natura, io. 15 anni che non me lavo i piedi e sono bianchi come l'avorio. Non vi arrabbiate. E sti ragazzini, che li portate a fa'?
Ci vanno venire, zia, ve vogliono bene. Non me li portate, ve l'ho detto e ridetto, su peggio delle cavallette. Ve vogliono bene. Anche domenica mi sono mancate due bocce d'olio. Ne sapete niente voi? Altro che due bocce d'olio, qui mancano due caciotte. Me ne sono mangiate io. Eppure uno fiasco di vino manca. Fatevi pettinare. No, eh? No, su. Non li pettiniamo, no. Se no li pidocci. No, Fate. Mi fanno pettinare! Tu qua stai! Qua stai! Hai dormito qui? E beh? A Genova aveva detto che dovevi andare subito in montagna, che aspetti? Mo ce vo, ce vo! E fatevi fa bella! E fatevi pettinare che mi piacete di più! Figurate quanto me ne frega a me! Oh, non dite bugie che andate all'inferno, eh! Ruffianaccio! Oh, chi se rivede, mi cugina. Ma quant'anni tieni, se può sapere? 17, perché? E lui ragazzo, lo tieni lui ragazzo? Ma di che te impicci? Quanto mi volete bene tutti quanti nella vostra famiglia, eh? E c'hanno ragione, c'hanno. L'hai trovato chi ti ha dato le caciotte, eh? E me le sono spese pure bene. Vuoi che te racconti? E levate! Oh! Ma che c'ha sto cane tuo? La bestiola annusa, lo lupo, la guardia e la femmina pericolosa. Buono, buono, Lupè. Non vedi che è amica nostra? Me vuol bene. È buona, è buona, è buona. Oh, ma te stai fermo con ste mani? State ferma, che si te cascano l'ova. La senti poi tua madre? Ma matto, ma che te credi? Ti senti, te voglio bene. Te voglio bene, sulla te. Oh, te ne voglio andare, o strillo. Ma come? Ma te l'ho detto, te voglio bene. Vattene, se no chiamo mio padre e ti faccio ammazzare. No, ma te l'ho detto. Buona, state fermo, non te faccio male. Oh, ma che sei matta? Lasciami. Non ti vergogna. Vuoi che spengo la luce? No! Silvio, ma che fai? Tieni ancora acceso, che non ti paga la luce. E ubbidisci a tuo padre, no? Mo spengo! Mi fai male! Non mi ha fatto neanche entrare. Non ti ha fatto entrare? E gli hai detto che te mandavo io? E come no? E lei mi ha tirato le caciotte e ha preso. E mi ha detto di portarla a quell'altra mignotta andare andato te. Oh, ma che hai capito? Ma che stai a dire? E tu stai pure a dai eretta, sto pecoraro capatosta. Che non lo so che de mignotte non c'è sto che io in paese. Ma e come? Ma hai detto proprio così? Ma va, che detto è detto. Ma capisci te se una sta nervosa o dice sul serio? Che vuoi che me ne frega a me dove va o non va Serafino? Se ti va di venire, dai via, entra. Sto a dire a lui, no a te, te va. Vagabondo, ma vattene, va. Vabbè, ma io che faccio? Dormo per strada. E fammi buttare da qualche parte. Casco dal sonno. E che me ne frega a me, buttare dove te pare. Andiamo, Lupè, se va a dormire da zia. Via, Lupè. So io, zia. Se avessi da fare la coglionata di sposarmi, me la dareste una stanza qui da voi? Boh. Che piedi freddi che tenete. Beh, buonanotte.
stanza. Vada presto, vada presto. Zia Gesuina si è morta. Madonna, sa. Ma che vuoi a quest'ora? È morta. Come? Che dici? Dai, venite, povera zia Gesuina si è morta. Che ci facevi da zia? Correte. Andiamo presto. Mannaggia, la vecchia si è morta. Presto, ci stava un bastardo in casa. Avete finito? Deve vestirla. Ora, zia, magari era un buon matto, ma in fondo era buona. A te poi ti voleva proprio bene. Eri il suo cocco. Perché io volevo bene pure io. Mo che sei morta, porella, la consolazione sua è di sapere che tu stai sistemato. De che? Beh, prima di chiudere l'occhio, buon'anima, qualcosa t'aveva pure detto, no? Non mi ha detto niente. Io ho detto che mi volevo sposare. E magari proprio lì gli è preso lo colpo. Non dico stanotte, ma qualche altra volta. Per forza, col bene che te voleva, della roba che t'avrà lassata, della carta. Dove sta il testamento, insomma? Ah, questo stavate a cercare. Io mica l'avevo capita. Il testamento. E dillo, no? Che c'è voi? Il testamento. E io lo so dove sta. Ah, dove sta? Là dentro sta. Ma dove? In quel cassone. Cerca bene. In fondo. Sotto una coperta, mi pare. Oh, ma qua non c'è sta niente. Cerca, cerca. L'eredità si spacca in 14 parti. La miseria. E becchi 50.000 subito e sicure. Le pare poco. Dice che gli pare poco. Poco? Subito in contanti. Oh, e famo pure un'operazione sulle debiti tue. 18.500, che sono la parte tua della cassa di povera zia. Se li dovrai ridare o no? L'hai voluta o no la cassa di noce con le maniglie? E mo paghi. Subito in contanti. E famo un crocione sopra li debiti. E sette più! E sette più? E sette meno! Eccoli qua, 599, tieni. Piglia questi soldi e firma qua, una crocetta. Vai, forza. No, ma fatemi pensare, sabato ne riparliamo. No, queste cose vanno cotte e magnate subito, firma. Può darsi che sabato ci possiamo pentire, firma qua. A dove firmo? Qua, che lei, che firma? Serafì, non firma! E che stai sentendo, disgraziato? Fammo 70, va, firma! Non firma, Serafì! È tutto tuo! C'è sta la guardia! L'utestamento sta dal notaio! T'ha lasciato tutto a te! È tutto tuo! Che c'è poco questo?
lampade, no? Ne mettiamo una di qua e una di là. A fa che? Ci stanno le file, non vede che sono elettriche? E beh, che dove sta la corrente? Ma dove sta la corrente? Portamosela a casa. Portamola a casa, che sono belle. Anco io non ti capisco, Serafì. Ci avevi la fortuna in mano e te la fai fregare come nallocco. Ma che vuoi da me? Te vuoi spiegare? Dai, se te vado a divertirti, vieni, via che poi magari famo pace. Lassami. Sai che fanno? Domani mio padre e mio zio vanno in città dall'avvocato e te fanno internare per matto. Beh, questo te volevo dire. E mo te l'ho detto. Che? Dove vanno? Dall'avvocato. E te fanno internare perché te mangi tutto come matto. A me? Ci schiattano, eh? Figurati se mi fanno paura. Dai, io t'ho avvertito, per bene. Che c'è sta su sto foglio? C'è sta che te devi da presentare il 28 al giudice. Andiamo, firma qua, non cominciamo a fare storie. Andiamo. E perché me devo da presentare? Perché? Perché de sì. A Serafì te fregano i tuoi cugini, hai capito? Te fanno l'interdizione, firma, firma qua. E che sarebbe questa interdizione? Sarebbe che te fanno passare per matto. Te mettono un tutore e se ti serve una lira gliela devi da chiedere a loro. E io dovrei pure da firmare. E tu vada un avvocato e fatti l'affari tui. Allora, firmi o non firmi? Eh no che non firmo. Beh, se non vuoi firmare, sai che faccio? Scrivo qua che non hai voluto firmare. Te lascio sta carta sotto sto sasso e buonasera. E se non m'hai visto? Se sei in galantomo, hai solo da dire che non m'hai trovato. E tu chi sei? Non sei Fiorin Serafino? Sono suo fratello. Beh, allora senti a me, di a tuo fratello che qua sotto sto sasso c'è sta una carta che la riguarda. Oh, fermate! No, te la firmo! Conosci questo? Cos'è? Come che è? E non ce lo sai? Certo che lo so. Vorrei sapere se lo sai tu. Quanto vale? Sono 1000. E la metà di 1000 quant'è? 500. Ma andiamoci piano. Pure l'altra volta, quando mi hanno fatto l'esame per mandarmi a casa dal soldato, mi hanno piato per culo. Oh, però è finita male assai. Signor giudice, abbiamo in atti la copia di quel procedimento importantissimo ai fini della nostra causa. Ricovero all'ospedale psichiatrico militare per indisciplina, ribellione e associabilità. Lo sappiamo, avvocato. Tu stai calmo, siediti pure e rispondi alle domande, che qua nessuno si vuole prendere gioco di te, capito? Non è un gioco, è una cosa molto seria per te. Dunque, quanto fa 7 per 8? Ossia, 8 volte 7, quanto fa? 8. Insomma, se tu compri 8 kg di formaggio a 70 lire al chilo, quanto spendi? A 70 lire al chilo? E che formaggio sarà? Manco muffo! Silenzio, si fa per dire. Allora diciamo 8 etti a 70 lire l'etto, quanto spendi? Ah, mo quasi ci siamo. T'ho capito. A parte il fatto che io il formaggio non lo compro perché lo vendo, spendo, ecco, 560 lire. Li sappare, conte, li sappare? Li saprebbe fare, signor giudice, se volesse. Il motivo del nostro ricorso non è questo. È la sua incapacità amministrandi, la sua incosciente prodigalità. 7 burchette in benasera, signor presidente. 4 dameggiate di rosso. La casa alla mignotta. E in bella casa ci ha messo la mignotta a gratis. E che ve ne frega voi? Son 1000 i soldi? Ve l'ha lasciati a me, porazia. E io ci faccio quel che mi pare. A verbale, a verbale. Avvocato, li faccia tacere. Figliuolo, non puoi ragionare così. Ti rendi conto che il denaro ha una funzione sociale? Ci sei mai stato in una banca? Signor sì, a piali i soldi de porazia buonanima. E lo sai a che servono le banche? Signor sì, per annacci a piali i soldi. Ma se tu vai a prenderli è segno che qualcuno ce li ha messi. Se tutti prendono e nessuno mette. Ma lui mica se li prende i sui, ce li porta. E se a lui i sui gli piace di portarli in banca, a me li miei mi piace di piarli e di bruciarli. So padrone o no? A verbale! Silenzio! Ma figliolo, i soldi non si possono bruciare. Vabbè, ma pure tu prima hai detto a 70 lire il chilo il formaggio. E io dico a bruciare. Ma che son matto che mi brucio i soldi? Io me li voglio magnà, beve e sputtanà con gli amici.
Ma che fate? Lasciatemi lo stomaco! Lasciatemi! Son matto! Tiro, 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 tirate la tela. O verde, la libertà, la libertà. L'hanno sciolta e non hai mosso un dito. E povero sera mi ricoglionito. Tiro, 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 tirate la tela. O verde, la libertà, Serafino Fiorin, vuoi prendere in tua legittima sposa Lidia Filicudi qui presente secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì, certo. Devi rispondere sì e basta. Sì, sì. No, sì, 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 una volta sola. Sì. No, aspetta, quando ti faccio la domanda, no? Oh, allora, Serafino Fiorin, vuoi prendere in tua legittima sposa Lidia Filicudi qui presente, secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Vabbè, come hai detto te, vabbè. Sì, semplicemente sì, ma lo hai visto, sì? Ma per la miseria, stavo qua per questo. Ma lo hai visto, sì? Di sì, Serafino, sì. E che sto di? Io ho detto di sì. Ma così non serve, lo vuoi capire o no? Devi dire sì quando te lo chiedo, chiaro? Allora, Serafino Fiorin, vuoi prendere in tua legittima sposa Lidia Filicudi qui presente secondo il rito di Santa Madre Chiesa? E voglio sì. Il fatto è, reverendo, che a un certo punto della vita a tutti i cristiani gli tocca di far sto passo. Ah, ma siete tutti matti! Carogna! Oh, che c'è? Che ho fatto? Ma se io ho detto di sì 20 volte! No! In chiesa no! In chiesa no! Prendere per tua legittima sposa Asmara Trepaoli qui presente secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. Asmara Trepaoli, vuoi tu prendere per tuo legittimo sposo Serafino Fiorin qui presente secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Serafino, che faccio? No. E dai, di sì. Sì, e basta. Solo quando te lo chiede lui. Scusate, reverendo, non è pratica. Asmara Trepaoli, vuoi tu prendere per tuo legittimo sposo Serafino Fiorin qui presente secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. Serafino! E mo che faccio? Fa quello che ti pare! La seconda storia che vi voglio raccontare è quella del pastore Serafino. Al mondo antico chiuso nel suo cuore, la gente del 2000 ormai non crede più. Con le pecore e un cane fedele, tre amici sempre pronti, nei pascoli sui monti, a una spanna dal regno dei cieli, viveva felice così. O Serafino, difendi la tua libertà, la libertà.